tutti, sono Vicky, benvenuti ad una nuova video recensione. Oggi recensisco un libro che mi ha inviato gentilmente l'autore Ralf Iredi e si tratta di Il guaritore di Aer, spero di pronunciarlo bene. La copertina è davvero bella ed è pubblicato dalla casa editrice Senso Inverso Edizioni. Allora, questo libro è un fantasy e quindi bando alle ciance, vi vado subito a dire la trama. Abbiamo un mondo totalmente fantasy, con un continente dove ci sono tre regni e quello principale di cui andremo a parlare è il regno di Aer, dove vive Rodan. Rodan è un ragazzo che è un po' disadattato, in quanto la famiglia vuole che diventi un Eques, che praticamente è un soldato, ma in realtà lui vuole diventare un guaritore, quindi un medico. Infatti va anche a lezione da un sanator, appunto un medico, con lo scopo di diventare sanator, perché quella è la sua strada e non è proprio portato per le armi. Cosa succede? Che cominciano ad esserci delle strane uccisioni di persone che dicono di vedere mostri, che sono stati appunto dei mostri ad ucciderli, a fargli del male, e queste persone muoiono con gli organi interni tutti ridotti veramente in poltiglia, messi veramente male, però all'esterno non c'è alcuna ferita ed è una cosa impossibile. In questo mondo c'è anche la magia, però neanche la magia può provocare una cosa del genere senza ferite esterne, e questo è un mistero che si trova a dover fronteggiare Rodan. Cosa succede? Rodan conosce nel frattempo anche una ragazza che non è umana, è un'Eleria, perché in questo libro ci sono diverse razze, oltre a quella umana, però diverse razze che non sono le solite, che noi conosciamo. Ci sono delle razze che penso siano inventate, non credo provengano da qualche mitologia o leggenda, però potrei sbagliarmi, fatemi sapere. Ci sono delle fuglarie, oddio, mi sbaglio? Fuglarie, una cosa del genere, e delle Elerie, che sono molto più forti degli esseri umani. Lui conosce questa Eleria che si chiama Dana e prova subito una sorta di affetto per lei, e questa Dana lo raccomanda al monastero, che è tipo un posto importantissimo all'interno del regno, e praticamente lui va lì per studiare, per diventare Magister Sanator, cioè tipo il medico di questo monastero, che è una persona molto importante, una figura molto importante all'interno del regno. Passa qualche anno e lui all'interno di questo monastero però si viene di nuovo a trovare di fronte alle uccisioni cui si era trovato di fronte anni prima, quindi stanno ricominciando queste strane uccisioni che sembrano inspiegabili, quindi Rodan se la dovrà vedere, cercare di scoprire il mistero di queste uccisioni, chi c'è dietro tutto questo, chi sono i veri mostri, eccetera eccetera. Allora, è un racconto totalmente fantasy, un racconto scorrevole, piacevole, che si fa leggere con piacere, che è abbastanza leggero, perché comunque non sono neanche 200 pagine, quindi per essere un fantasy è abbastanza breve, quindi davvero tranquillo, leggero. Se avete voglia di una lettura, diciamo, avete voglia di un fantasy, però non un fantasy pesante, un fantasy che vi prende tantissimo tempo, questo va via come niente. Comunque siete curiosi di scoprire cosa accade, cosa sta succedendo, e quindi sì, direi che il mio parere è abbastanza positivo. Ci sono anche delle cose che secondo me però ci sono da dire. Allora, secondo me il testo avrebbe avuto bisogno di un editing un po' più incisivo. Per esempio ci sono delle situazioni, secondo me, che non convincono, delle situazioni o comunque delle frasi che vengono dette, delle affermazioni, delle soluzioni che vengono trovate all'interno del libro, che a volte non convincono e non sono credibili. Ve ne dico una, per esempio. C'è una situazione in cui ci sono due persone ferite, viene curata per prima la persona con i graffi e quella che sta sanguinando dopo, cioè non è credibile questa cosa. Oppure delle persone vengono attaccate da dei mostri e queste persone non si ricordano niente di questi mostri, solo l'altezza. Cioè, io capisco che magari è con la scusa che è accaduto tutto in fretta, Ora, io capisco che è avvenuto tutto in fretta e quindi non mi sai fare un identikit, però sicuramente mi sai dire il colore della loro pelle, se sono muscolosi, se hanno delle armature, se hanno una faccia particolarmente... cioè, anche se è avvenuto tutto in fretta, non mi puoi dire semplicemente sono alti, perché se ti ricordi che sono alti, qualche sprazzo te lo ricordi. Oppure c'è un'altra scena in cui stanno ispezionando una stanza, una persona sta scappando da questa stanza... loro lo rincorrono, ma nel momento in cui lo stanno raccorrendo la persona sparisce. Cioè sì, però cioè, per un tratto tu riesci a rincorrerlo, cioè ci provi, e invece loro si fermano subito, cioè sembra come se non vanno a rincorrerlo, cioè non è credibile. Ci sono alcune cose che succedono che secondo me non convincono e che realisticamente non succederebbero. Io ve ne ho dette solo alcune e capisco che sia un fantasy, però cioè devi dare comunque il senso della credibilità, e alcuni momenti erano un po' non credibili, ecco, che non mi hanno convinto. Poi per esempio vi parlavo anche di editing, perché comunque per esempio c'è una parte in cui un personaggio dice mi si è accesa una lampadina in testa, cioè in un contesto medieval fantasy non ci sono le lampadine, non c'è l'elettricità, quindi cioè, è un errore che ok, non è gravissimo perché comunque la lettura scorre comunque, però bisogna farci attenzione perché viene rotta l'atmosfera che c'è, perché è un fantasy medievaleggiante e la lampadina non c'è. Quindi diciamo, per me è stato, cioè il parere che do di questo libro è comunque positivo. Secondo me avrebbe dovuto essere rivisto un po' di più, alcuni momenti, alcune situazioni, starci un po' più sopra, svilupparle in modo che risultassero più credibili, un editing appunto maggiore, perché l'editing non è solo la correzione del racconto, ma anche proprio sistemare alcune cose. E poi vabbè, ci sono anche comunque delle note positive, perché comunque la storia mi è piaciuta, mi ha coinvolta e mi ha portato fino alla fine con piacere. Per esempio ci sono queste creature, le fuglarie, non riesco a pronunciarle, scusami, le Elerie, che comunque sono personaggi e anche altri tipi di razze, un altro tipo di razza c'è in questo libro, cioè che comunque sono diverse dai soliti elfi, nani, eccetera eccetera, quindi diciamo è anche quello abbastanza interessante. Mi piace che le figure femminili siano molto forti, spesso anche più forti di quelli maschili, perché appunto sono i personaggi femminili che conosciamo all'interno di questo libro fanno parte di queste razze molto forti e quindi spesso si dipende dalla forza di queste donne. Mi è piaciuta questa cosa, almeno non c'è la solita donna da salvare. Mi è piaciuto il protagonista, perché seppur l'ho trovato estremamente, anche esageratamente ingenuo in alcuni punti, mi è piaciuto perché comunque non è il solito guerriero, persona che deve diventare un guerriero, un cavaliere che deve combattere. Lui è un guaritore, è un medico, quindi per gran parte del libro, quasi tutto il libro, lui non si trova mai ad affrontare situazioni di lotta, di combattimento. Diciamo lui deve scoprire più mentalmente cosa succede, più a livello di indizi ed altro, e grazie alla sua professione di medico. E quindi mi è piaciuto anche questo, perché comunque è un personaggio diverso da quello che di solito ci troviamo all'interno dei fantasy. Io personalmente almeno non avevo mai trovato, ecco, un guaritore, una persona che non dovesse proprio combattere, che non fosse un guerriero all'interno di un fantasy, quindi questi sono tutti lati positivi. E poi ci sono alcune però situazioni, per esempio, che avrei voluto descritte un po' meglio, tipo qui c'è la magia in questo libro e non viene descritta mai, se non verso la fine qualcosa, cioè ci sono queste persone che devono apprendere la magia in questo monastero. E mi sarebbe piaciuto che venisse mostrata più l'apprendimento della magia, che venisse descritto meglio. Invece viene soltanto, diciamo, narrato, descritto che queste persone apprendono, però non viene descritto come, per bene, eccetera eccetera. E poi, essendo narrato in prima persona, che generalmente non mi piace la prima persona, non la preferisco, diciamo, però ecco, dal momento che è narrato in prima persona io mi aspetto che venga approfondito tutto proprio bene 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 dal punto di vista di questo personaggio, cioè quindi fammi vedere mentre sta studiando, mentre sta apprendendo le magie, oppure anche mentre apprende le nozioni come sanator, come medico. Viene soltanto descritto, diciamo, un po' superficialmente quello che succede, però ecco, non mi fa vedere cosa lui effettivamente fa a lezione, e questo mi sarebbe piaciuto soprattutto perché è narrato in prima persona, quindi cioè, quando è narrato in prima persona proprio non puoi sorvolare, secondo me, su alcuni elementi fondamentali, devono essere più descrittive certe situazioni. Vi ho detto sia le cose che non mi hanno convinto, però vi devo dire in generale comunque è un libro che mi è piaciuto, che mi ha fatto passare 2 o 3 serate in spensieratezza, tranquille. Come vi ho detto, si fa leggere con piacere questo libro, e come vi ho detto secondo me sarebbe stato da limare qualcosa con un editing più approfondito, con rivedere meglio alcune situazioni. Cioè, penso che questo sia il primo libro dell'autore, non lo so, credo sia forse un romanzo di esordio. Secondo me i romanzi, se lui scriverà qualcos'altro in futuro, magari con più esperienza, secondo me questo si evolverà in qualcosa di ancora più bello. E nulla, spero che la recensione vi sia piaciuta, ringrazio ancora l'autore per avermi mandato questo piacevole libro. E nulla, vi ricordo di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!